Da Barcellona, sede del Mobile World Congress, voliamo direttamente ad Hannover, perché questa città della Bassa Sassonia, che si è sviluppata sulle rive del fiume Leine, con la sua architettura moderna e la sua vivace vita culturale, con un passato da polo industriale ed un presente da centro amministrativo, diventa ogni anno una delle capitali mondiali dell'IT in occasione del CeBIT. Sono attese alcune centinaia di migliaia di visitatori, quasi la metà dell'intera popolazione di Hannover, e come al solito potrete seguire l'evento in diretta su Notebook Italia, con i nostri contributi live raccolti in una sezione del sito o sui nostri canali social, YouTube per i video, ma anche Facebook, Twitter e Google+. Alla cerimonia d'apertura sarà presente, oltre all'immancabile cancelliera Merkel, anche il premier inglese Cameron, perché l'Inghilterra è la nazione partner di questa edizione. Ma quel che più ci interessa sono due ospiti d'eccezione, due personaggi che hanno fatto la storia del computing degli ultimi 30 anni. Il primo è Steve Wozniak, il cofondatore di Apple insieme a Steve Jobs, e il secondo è Mark Shuttleworth, patron di Canonical, che parlerà di Ubuntu e della sua esperienza di turista spaziale. Il tema del CeBIT 2014 è la Datability, un neologismo che indica la capacità di gestire e analizzare i big data, quindi il fulcro della fiera saranno i servizi, ma ci aspettiamo comunque qualche significativa novità sul fronte dell'hardware, in particolare da Samsung, che esporrà gli inediti notebook ThinkBook 9 Style e Chromebook 2, da MSI, che farà debuttare i nuovi notebook da gioco in Europa, da Dell, presso la quale probabilmente vedremo i Latitude 13 Education, e da Fujitsu con una versione dell'Ultrabook 1v104 equipaggiata con tecnologia Palm Secure. Intel ci aggiornerà sulle ultime novità in materia di processori ed esporrà i migliori esempi di tablet e notebook 2-in-1 prodotti dai suoi partner come Acer e HP. Hitachi, Plextor, Adata e Seagate mostreranno le ultime novità in termini di storage, sia di tipo magnetico tradizionale sia allo stato solido. Nel tempo libero andremo a caccia di gadget e di cineserie, i soliti tablet, mini PC e chiavette Android, ma anche indossabili, primi fra tutti smartwatch e braccialetti per il fitness. Per tutte le novità dal CeBIT 2014, appuntamento da domani su Notebook Italia.